Benvenuti a questa nuova recensione di composizionedigitale.net. Oggi recensiamo un VST dedicato ai suoni di pianoforte, che è Galaxy Vintage D, è distribuito dalla Best Service, quindi lo potete acquistare e trovare sul sito della Best Service, che poi linkerò come sempre nella recensione. Cosa dire? Sfrutta il player di Kontakt, ovviamente. È semplicemente, a mio parere, uno dei migliori pianoforti VST in circolazione, sia come flessibilità di programmazione che anche come realismo del suono. Poi magari nella recensione nel sito composizionedigitale.net posterò degli esempi che ho suonato di brani che ho registrato appunto con questo Virtual Instrument. Allora, diamo un'occhiata alla schermata principale del software, che in realtà è molto semplice come utilizzo. Adesso solo per fare questi esempi, per guardare l'interfaccia grafica, utilizzerò una Master Keyboard normale, cioè non pesata. Poi ascolteremo dei esempi invece con una Master Keyboard pesata, che è la Nord Stage che utilizzo di solito. Allora, abbiamo un accesso all'interfaccia che è molto semplice e molto pratica anche. Come vedete, abbiamo una schermata principale che è de dedicata all'anatomia del suono, una che è dedicata al tono, alla risonanza e all'apertura del coperchio, diciamo, del pianoforte, un'altra allo spazio nel quale questo pianoforte agisce, e un'ultima dedicata ai pad che possiamo associare con questo. A questo suono di pianoforte. Un suono molto bello, di base è un suono simile allo Steinway, da qui il nome Vintage, Galaxy Vintage D. Andiamo ad ascoltare alcune variabili del suono. Innanzitutto abbiamo la possibilità di avere, per quanto riguarda il realismo dei campioni, possiamo avere attivare e modificare il volume di diverse specifiche come il release sample, il rumore del martelletto, sentite il rumore proprio del legno, eh? Poi il rumore del pedale, ovviamente del sustain, che è questo qua, adesso lo alzo. Ovviamente sono tutti quei rumori che in una registrazione del pianoforte vero di solito possono essere considerati dei difetti, ma qui sono un valore aggiunto di realismo, insomma. Poi il rumore del damper. Sentivo ovviamente anche questo col pedale sustain. Il rumore delle corde. Abbiamo gli overtones, abbiamo il campo stereo su cui possiamo andare a intervenire. La spazialità, chiaramente. La trasposizione, l'intonazione di base e l'accordatura,
diciamo, fine che possiamo, su quale possiamo andare a intervenire. Poi abbiamo le articolazioni come repedaling, half pedal, silent key e una corda, su quale possiamo andare a intervenire anche in questo caso. Poi abbiamo due listening position, una quella quella che abbiamo utilizzato adesso è quella del musicista, del pianista. Possiamo avere un ascolto da parte dell'audience, del pubblico, che è la seguente. Sentiamo la differenza. Abbiamo vari tipi di intonazione, Verkmeier, Pettigorane, Kimberger, Minton, Stretch, quello che abbiamo utilizzato adesso, ne abbiamo diverse a seconda del tipo di suono che vogliamo utilizzare. Abbiamo poi la dinamica, possiamo averne più e meno, possiamo andare a cambiare il colore del suono. Per quanto riguarda la velocity, abbiamo diversi tipi di curva che possiamo andare a impostare con un massimo della velocità e un minimo della velocità, possiamo andarle a impostare anche manualmente. Abbiamo diversi preset. Rock piano, ad esempio. Abbiamo una dinamica ovviamente molto, molto dura. Ok. Poi Little Bit, Fixed, una serie di preset che possiamo andare a impostare anche manualmente, insomma. Torniamo alla schermata principale. Abbiamo i pad. Ah, incontriamo prima qua i toni, su quali possiamo andare a lavorare, warmth, il punch, la brillantezza, la compressione. Ovviamente possiamo avere diversi tipi di compressione. Abbiamo un parametro che riguarda le low keys, riguarda la loro percezione. Poi abbiamo, sempre per quanto riguarda i toni, abbiamo il colore. Si divide in soft hard, la risonanza, possiamo averne più o meno, e l'apertura o la chiusura del coperchio del pianoforte che ci dà un suono diverso chiaramente. Abbiamo chiuso, aperto e mezzo chiuso. Poi abbiamo, per quanto riguarda lo space, un send, le dimensioni, il pre-delay, e poi abbiamo la possibilità di impostare tutta una serie di reverberi, concert hall.
Concert Hall Warm, Concert Hall Bright, Chamber Music, abbiamo Large Hall, Jazz Hall, Jazz Club, Music Lab, Bright Stage, Time Hall, che è veramente grande come reverbero. Stadium, Cathedral, Church, poi Recording Studio, Spring, Plate, questi sono interessanti, Plate, Spring, reverbero a molla, poi abbiamo la possibilità di avere dei pad con volume massimo e minimo, e ne abbiamo diversi questi pad sintetici per avere un suono più particolare. Analog pad, questo pad si chiama Artica. Big Strings. Chiming, chiming, passiamo proprio, questo è un po' invasivo, come pad. Chair and strings. Ascoltiamo un altro paio, Pan's Flute. Abbiamo Orchestral. Me.
warm pad. Non abbiamo un VST dedicato ai synth, però questi pad che sono inclusi nel software sono sicuramente un valore aggiunto. La pagina delle pad machine mi dà ovviamente l'on off e mi dà anche la possibilità di intervenire sui vari preset: fatness, voices, release, risonanza, volume, attacco, cutoff, eccetera, eccetera. Allora, andiamo ad ascoltare alcuni preset che sono già quelli inclusi nel software. Ne sono alcuni, proprio, sono pochi, ma ci danno un'idea di come può cambiare il suono di questo piano. Per fare questa prova utilizziamo una tastiera pesata in questo caso. Quello che abbiamo ascoltato fino adesso è il Basic Grand. Questo invece è un Brilliant Pop. E come vedete cambiano già dei parametri. A seconda del suono che scelgo, cambiano i volumi, le dinamiche, eccetera, eccetera. Questo è Brilliant Pop. Il suono è molto molto buono e davvero efficace. Andiamo ad ascoltare un altro preset che è Chamber Hall. Chiaramente non stiamo utilizzando altri reverberi, altri effetti, compressore, eccetera, eccetera. Tutto quello che sentite è il suono che esce direttamente da questo VST, eh. Ascoltare un altro paio di esempi. Jets in the Club. I difetti di molti VST sono nell'ottava alte o nell'ottava basse, questo mi sembra molto buono. Ascoltiamo un altro paio di esempi. Vintage Pop. Suono molto morbido in questo caso.
I click che sentite ogni tanto sono dovuti al fatto che stiamo ovviamente registrando questo tutorial, questa recensione, e non riguardano il software, riguardano il software di grab del video. Allora, questo è Side Tones. Tutti i rumori che sentite sono del VST, sono un discorso di realismo chiaro. In conclusione di questa recensione, cosa posso dire? È un software che è caldamente consigliato, ovviamente, perché è attualmente uno dei più realistici che io abbia mai ascoltato ed utilizzato. Il suono è molto bello, è molto caldo, c'è un non so che di analogico, non si sentono degli artefatti, soprattutto in coda. Al suono che ci fanno dire questo suono è finto, è un VST. Diciamo l'inganno tra virgolette è molto buono, è un buon compromesso tra un pianoforte vero e un pianoforte virtuale. Ovviamente tramite il canale YouTube e tramite il sito, il blog, potete segnalarmi anche, contattarmi e segnalarmi quali sono i vostri VST preferiti o alternativi, ad esempio per i suoni di pianoforte. Questo è un suono, è un VST molto completo, buono per le colonne sonore, esce molto bene all'interno di un mix, più che decente per il pop. Ci mette un pochino a caricare i samples perché effettivamente sono tanti campioni, insomma. Però una volta caricato, va davvero che è una meraviglia e anche in associazione con altri suoni. Ci vediamo la prossima puntata del nostro blog per altri video e altre video recensioni di VST. A presto, ciao a tutti.